La via dell'unicorno. E questo è il titolo dello speciale evento che abbiamo organizzato come Gestalt Coach Academy e come APICA, l'associazione professionale di coach, per dare proprio inizio ad un nuovo anno, per dare inizio a qualcosa di nuovo, ad una ripartenza. Allora immagina proprio una giornata dedicata a questa ripartenza, a una tua ripartenza, in una dimensione intima e collettiva, perché sarà un evento tutto nuovo. Offline e online, nel senso che saremo collegati in tutta Italia, ma ognuno dalla propria casa, ma non sarà stare davanti a uno schermo. Utilizzeremo l'agopuntura formativa, per cui ci saranno delle attivazioni durante il giorno, insieme, e poi dei lavori che andremo a fare invece individuali, in coppia, con Skype, con Zoom e altri in gruppi, con piccoli gruppi da 10, per andare proprio a creare un dialogo con la realtà, un dialogo con la propria, col proprio sogno e un dialogo con il sogno degli altri, perché questo è l'anno del collegamento. C'è proprio bisogno di sognare, c'è proprio bisogno di sognare più in grande, c'è bisogno di grandi sognatori. Ecco, la via dell'unicorno è proprio il momento per fare questo spazio al sogno. L'unicorno è un simbolo, un animale mitologico che è il simbolo proprio di una frequenza nuova. Si dice che gli unicorni non possono apparire finché le frequenze sono basse, quindi come se ci obbligassero ad alzarci per guardare anche più in profondità. Allora, questo evento l'abbiamo immaginato proprio per fare questo innalzamento di sguardo. I momenti di inizio anno sono momenti rituali e il rito è proprio qualcosa che nella nostra cultura si è un po' perso, ma che ha proprio una forza propulsiva, perché quando si fa un rito è come se si facesse un passaggio, quindi uno stacco da quello che c'era prima e la possibilità di aprire una pagina nuova. È come se non si potesse più tornare indietro. E quindi questa giornata è immaginata proprio come un grande rito individuale e collettivo per aprire appunto un nuovo inizio, per aprire una iniziazione. Mi sono scritto alcune cose che volevo condividere per farti percepire la forza di questa giornata, che nasce un po' da un'esperienza che io faccio da molti anni. Che è quella proprio di dedicarmi durante l'anno delle giornate proprio dedicate alla creazione, perché per creare qualcosa di nuovo è proprio importante preparare uno spazio interiore, dove poi dirigere le nostre intenzioni, dove pulirle, dove ripulirle anche delle interferenze, dove proprio direzionare l'energia. E questo è uno spazio che io mi creo togliendomi da tutto, non stacco il telefono, mi prendo una giornata, di solito in casa, ma a volte anche in uno spazio dedicato, dove appunto medito, creo anche degli oggetti, delle ancore. E questo tipo di esperienze mi accompagna da tanti anni ed è quella che forse mi ha permesso poi di creare anche la Gestalt Coach Academy, l'associazione professionale di coach, cioè è una sorta di bacino energetico che mi permette di caricarmi, di visualizzare e di direzionare. Allora, con questo evento speciale, l'idea è proprio quella di ricreare una dimensione come questa, ma collettiva, perché quello che ci richiede il nuovo anno è proprio quello di ricreare delle nuove connessioni, anche a distanza, perché la distanza ci permette anche di non confonderci con gli altri. Allora, questa giornata sfrutta proprio un po' quello che è la situazione di questo periodo, per cui è difficile incontrarsi dal vivo. E proprio per questo apre delle potenzialità nuove, perché questa possibilità di incontrarsi a distanza proprio amplifica questa possibilità di focalizzare il nostro, ma sarà una connessione con tutta Italia, perché ci saranno persone da tutta Italia. Quindi sarà un evento offline e online con il metodo dell'agopuntura formativa, cioè ci saranno dei momenti collettivi con Zoom dove saremo tutti insieme. Il massimo numero previsto sono 100 persone, quindi potremmo essere insomma intorno a quella cifra, dai 50 ai 100 immaginiamo, ci collegheremo tutti insieme e faremo proprio delle attivazioni che hanno lo scopo appunto di attivare il lavoro successivo, che potrà essere individuale in alcuni momenti, in altri momenti sarà di coppia perché faremo delle coppie o delle triadi che
si connetteranno con Skype, con Zoom, col telefono, a seconda delle tecniche, della tecnologia che ognuno ha, le faremo noi, le coppie ci saranno tutte, per poter confrontarsi, ma ci saranno anche dei lavori di gruppo, in piccoli gruppi, da gruppi di 10. Quindi sarà un'esperienza che toccherà momenti appunto di attivazione, momenti di lavoro individuale, di piccoli gruppi, andando a creare delle cose. Faremo proprio dei lavori, creeremo la ruota della vita dell'unicorno, che è una sorta, per chi conosce la ruota della vita, è un po' una mappatura della percezione delle aree della nostra vita, ma nella via dell'unicorno faremo questa ruota della vita legata all'impatto che potremmo avere portando il nostro talento nel mondo. Quindi sarà una ruota della vita collettiva, non individuale. C'è proprio questo salto dall'individuale, non sarà quanto io sono soddisfatto dei soldi che ho o delle mie relazioni amorose, ma quanto sono soddisfatto di come va l'economia nel mondo, di come vanno la scuola nel mondo, no? Cioè come da ampliare il raggio per incominciare a sognare davvero in grande, anche perché saremo un gruppo. E proprio questa dimensione individuale di gruppo è molto importante, perché c'è bisogno di connettersi a noi e c'è bisogno di connettersi agli altri. E quindi questa dimensione individuale di gruppo con l'agopuntura formativa sarà proprio una sorta di cassa di risonanza dei sogni che si andranno come in una rete a parlare, perché ci saranno proprio momenti di connessione di questi sogni e anche di espansione di questi sogni grazie alle connessioni. E quindi la via dell'unicorno, guardo che cosa ho scritto perché sto andando a braccio, ma poi non vorrei dimenticarmi delle cose, ha proprio questo scopo di portarci nel sogno, perché l'unicorno è un animale mitologico, è un animale che ci fa sognare, e come vi dicevo all'inizio di questo video, c'è proprio bisogno di sognare più in grande. E per sognare più in grande c'è bisogno proprio di prepararsi, di preparare uno spazio, di preparare delle azioni allo spazio dell'azione. E queste azioni sono proprio anche dei gesti, dei riti, delle meditazioni, degli oggetti che aprono la strada alle azioni esteriori. Quindi sarà una giornata alchemica da questo punto di vista, perché andremo a muovere le intenzioni, andremo a muovere le azioni, andremo a muovere l'energia. Perché quello che succede dentro succede fuori. Spesso noi immaginiamo di andare a muovere l'esterno, ma è l'interno che muove l'esterno, per cui sarà una grande connessione interiore con tanti sogni. È un evento particolare, è un evento nuovo nella struttura, riprende la nostra metodologia dell'agopuntura formativa, che non è centrata sulle informazioni, ma su informazioni che attivano. In questo caso faremo più attivazioni durante la giornata, in momenti, no? In cui ci saranno momenti insieme, questi momenti individuali di gruppo, di creazione. Ci sarà la possibilità di chiamare qualcuno quando ci si perde nel lavoro individuale, però sarà veramente un grande contenitore per stare con noi e con gli altri. Un grande momento di valore. Ti premetto, abbiamo, dopo lunghe consultazioni, scelto di proporlo gratuitamente. Ma sarà un evento di grande valore, quindi questo gratuito ha un senso, che è proprio quello di fare olograficamente un'esperienza oltre i limiti, anche quelli monetari. Ma proprio perché non ci saranno questi limiti, ti chiedo di mettere il tuo limite, perché non ti iscrivere a questo evento se non ne percepisci la forza, se non ti risuona, se non ne senti il valore. Non ti iscrivere perciò così superficialmente, iscriviti proprio se percepisci il valore, e non iscriverti se non senti che per te è il momento di cambiare occhiali, se non senti la voglia, perché magari non è il tuo momento, di aprire una strada nuova, di aprire le tue potenzialità da un altro punto di vista, di fare un'espansione. Ecco, se non è il momento, non è giusto o sbagliato, se non è il tuo momento, lascia il posto a qualcun altro. Invece è il tuo seminario, è il tuo grande evento, se ne percepisci il valore, se queste parole ti hanno risuonato. Se pagheresti per esserci, non pagherai, ma tu partecipa se tu pagheresti, se senti che c'è una spinta che ti farebbe mettere la tua energia, perché dovrai mettere la tua energia.
E quindi partecipa se senti che questa è proprio l'occasione per fare un click, per dare un senso, per ripartire in maniera nuova. Una maniera nuova che appunto abbiamo sentito, percepito come un nuovo modello dove non c'è l'individuale o il collettivo, ma dove c'è proprio un bisogno di mettersi al centro per contribuire ad un nuovo sogno. Per cui se queste parole ti hanno risuonato, se senti il valore, iscriviti a questo evento, sarà un piacere passare questa giornata insieme in una modalità tutta nuova e quindi in un'esperienza che ancora per certi versi ci è ignota. Io sono Gabriele Baroni della Gestalt Coach Academy e ti aspetto al 10 di gennaio.